Un dramma in tarda mattinata a Sarcedo, all'ecocentro comunale di Via della Meccanica. Un 61enne del posto, che era andato a portare dei rifiuti, è stato colpito da un malore fatale mentre si trovava all'interno degli spazi adibiti alla raccolta differenziata. Inutili i soccorsi. La tragedia si è consumata poco dopo le 11. Gli addetti della cooperativa che gestisce il servizio, appena si sono resi conto che l'uomo stava accadendo qualcosa di grave, hanno chiamato il SUEM 118, accorso sul posto con un'ambulanza. Le manovre rianimatorie di sanitari sono andate avanti a lungo, fra la costernazione e l'apprensione dei presenti. Tutto però si è rivelato inutile. L'uomo, Bruno Faccio, classe 1959, era molto conosciuto, lascia la moglie e due figli. Un lutto che ha colpito tutto il paese. Il comune ha disposto la chiusura dell'ecocentro per il resto della giornata.